scegliete gli impianti in piazza, perché? Siamo qui perché abbiamo voluto conoscere la regione, la nostra situazione, la situazione di un'azienda in crisi che però non si sa dove può andare a finire. Noi abbiamo l'impressione che più che una crisi strutturale che è affrontata con la cassa integrazione che stiamo facendo ormai da 3 anni, sia un'azienda che invece vuole chiudere e quindi portare via da Genova professionalità non solo per l'azienda stessa ma per tutto il terziario che lavora con questa. Quanti lavoratori siete in azienda? Siamo circa 120, tutti tra dirigenti e impiegati. Ma in quanti rischiano di rimanere senza lavoro? Attualmente rischiamo la totalità dei dipendenti fisici degli impianti, cioè una 120 direi. E cose dove vanno a finire? I giovani tenteranno di ricollocarsi con molta difficoltà presso altre aziende. Gli ultra cinquantenni, 45enni, per loro sarà estremamente difficile riuscire a collocarsi in altre aziende. Se chiude l'azienda, cosa succede a tutti voi? Sicuramente è un problema perché purtroppo Genova vive un periodo di crisi come tutto il resto dell'Italia. Sicuramente sarà difficile. Che fine fanno i lavoratori di Fisia se chiudono baracche e burattini? È quello che vorremmo sapere anche noi, perché questa possibilità non è così remota, visto che non prendiamo commesse da ormai 3 anni e quindi credo sia un problema sociale anche per la città, visto che siamo tutti di Genova.